Mi trovai a leggere l'articolo della Torre di Guardia del 15 gennaio 2015, edizione per lo studio, dal tema Esiste davvero l'amore eterno? Alla pagina 32, al paragrafo 16, dove viene detto che alla Sulamita i suoi fratelli non gli permisero di passeggiare con il pastorello, che questa è una buona lezione per i cristiani single che si stanno frequentando. Di evitare luoghi isolati, anche se caste espressioni di affetto possono essere appropriate, di evitare situazioni pericolose. Questo paragrafo è tutta una contraddizione. Le espressioni di affetto sono appropriate scambiarle alla vista del pubblico? Eppure la rivista consigliava di evitare luoghi isolati. Allora, dove scambiarsi l'espressione di affetto? Siccome i fratelli della Sulamita non le permisero di passeggiare con il pastorello, allora quando queste espressioni di affetto avrebbero dovuto essere scambiate? Prima di rispondere a questo interrogativo, consideriamo cosa ne pensa la Watchtower riguardo alla terza persona o la guardia del corpo che i fidanzati dovrebbero sempre portarsi al seguito. Nella torre di guardia del 1 settembre 1999, alla pagina 17 e 18, paragrafo 15, dice: se frequentate una persona dell'altro sesso, vorrete saggiamente evitare di stare da soli in circostanze non appropriate con quello che forse diverrà il vostro coniuge. Può quindi essere meglio godere della reciproca compagnia in gruppi o in luoghi pubblici. Alcune coppie si fanno accompagnare da una terza persona. La Watchtower raccomanda proprio di portare la guardia del corpo al seguito, poi vedremo che quello che sembra una semplice raccomandazione non è altro che un'imposizione. Anche la Svegliatevi del 22 marzo 1994, alla pagina 17, parla di una coppia che cedette all'immoralità. Nella sottolineatura in rosso dice: si ritrovarono da soli in un appartamento. La situazione ci sfuggì di mano. Fummo degli sciocchi a permettere che accadesse. Pensavamo, a noi non succederà mai. Beh, ora so che in ogni circostanza ci deve essere sempre una terza persona. Se questa coppia non ha saputo esercitare padronanza, non significa che tutti debbano essere segregati e privati della propria libertà, dovendo rendere conto agli anziani della propria congregazione di quando e dove vanno e se si sono fatti accompagnare dalla guardia del corpo. Sì, perché quello che sembrano soltanto dei consigli, in realtà sono delle imposizioni. Quante volte dei fidanzati sono state viste semplicemente passeggiare per strada o stare semplicemente seduti su una panchina per essere accusati dagli anziani perché non avevano la guardia del corpo al seguito? Io che sto realizzando questo video ne so qualcosa. Assurdo! Osservate anche l'immagine riportata nella rivista con la scritta che dice: la coppia saggia non si abbandona a espressioni di affetto inappropriate. Nella foto non c'è nulla di immorale. Il ragazzo sta semplicemente mettendo la mano sulla spalla alla fidanzata. È un'espressione di affetto inappropriata? Forse è inappropriata perché viene fatta alla vista del pubblico? Ma non avevano detto nella torre di guardia menzionata in precedenza che le caste espressioni di affetto possono essere appropriate? E siccome non si possono frequentare i luoghi isolati, vogliamo ancora una volta chiederci: quando questi fidanzati possono scambiarsi queste espressioni di affetto
E quando il ragazzo può azzardarsi a mettere la mano sulla spalla della sua fidanzata? Adesso ritorniamo al racconto della Sulamita. Anche se i fratelli le proibirono di frequentare il pastorello, la Sulamita a quanto pare lo frequentò, anzi si scambiò con lui di buon'ora alle vigne espressione di tenerezza. Questo è quanto dice il Cantico dei Cantici, capitolo 7, versetto 12. Là ti darò il mio amore, secondo la versione biblica della Nuova Diodati. Ti darò le mie carezze, secondo la versione CEI. Però in questa versione si deve considerare il capitolo 7, versetto 13. Si stesero su un divano di fogliame. Cantico dei Cantici, capitolo 1, versetto 16. Si abbracciarono. Cantico dei Cantici, capitolo 2, versetto 6. Inoltre si baciarono. Cantico dei Cantici, capitolo 1, versetto 2. Nessuno è autorizzato a controllare quello che fanno due fidanzati quando escono. Anche se dovessimo notare che due fidanzati passano del tempo da soli, si dovrebbe badare bene dall'accusarli. Stare da soli non significa compiere immoralità. D'altra parte, quelli che quando escono portano sempre la terza persona al seguito non è garanzia di innocenza. Sicuramente capitano tante opportunità di ritrovarsi da solo o da sola con il proprio fidanzato. Allora, quelli che sono abituati ad essere controllati dalla terza persona, in queste circostanze come reagiranno? Potrebbero considerare quelle circostanze come un'opportunità da non lasciarsi sfuggire? Chissà. Com'è meglio invece ricevere fiducia? Tanto la coppia, se lo vuole, troverà sicuramente le sue opportunità. Si dice che l'occasione fa l'uomo ladro, in realtà è l'uomo ladro che fa l'occasione. Questo video non scusa l'immoralità, anzi la condanna. Però condanna soprattutto i pregiudizi e quelle regole non scritturali che avvelenano le coppie e le congregazioni. Quando due persone del sesso opposto si trovano da soli, che possono correre dei rischi, non significa che gli altri sono autorizzati a indagare sulla privacy della coppia senza esserne autorizzati. Si corrono dei rischi anche sul lavoro, nella guida dell'auto o nell'usare in casa propria oggetti elettrici, gas, eccetera. La coppia potrebbe essere consapevole di quei rischi e ad avere la libertà di correrli senza rendere conto a nessuno. Nessuno è giustificato ad avere dei pregiudizi su di loro. Vogliamo ricordare che il pregiudizio è stato definito la sentenza pronunciata prima del processo. Quindi è completamente fuori luogo accusare la coppia soltanto perché li abbiamo visti insieme in alcune circostanze. Eppure la Bibbia racconta di determinate situazioni, come quella di Ruth e Boaz, che passarono un'intera notte distesi insieme da soli. E che Sansone entrò nella casa di una prostituta stando fino a mezzanotte con lei. In tutti e due i casi non ci fu immoralità. Che due fidanzati debbano essere segregati o controllati a distanza è del tutto inconcepibile. Fino a che punto e in quale circostanze due fidanzate si possono frequentare è una questione strettamente personale. Il cristiano piuttosto presterà attenzione ai consigli suggeriti dalla Bibbia, cioè
quelli che passano in sovraimpressione.